La rete reumatologica siciliana è nata con il decreto del 2012 perché la Regione Sicilia ha voluto inserire in un contesto normativo ciò che è un modello sicuramente abbastanza innovativo e fondamentalmente diciamo che nell'ambito del panorama nazionale è la prima volta che una regione nel suo insieme cerca di inserire e contestualizzare in un modello normativo ciò che deve essere il percorso assistenziale del paziente reumatologico. Mette in un sistema organizzato livelli crescenti di assistenza che sono i livelli in SPOC e in HUB, dove per SPOC intendiamo quello che può essere il primo livello di assistenza e in HUB quello che sono i centri di eccellenza. È un paziente che ha bisogno che venga seguito dalla parte iniziale, cioè dalla medicina generale, che è sicuramente il centro del sistema, in tutto un percorso ben condiviso, in tutto un percorso ben assistito e seguito attraverso i livelli che vanno dalla specialistica ambulatoriale alle strutture ospedaliere a quelle di eccellenza che possono essere strutture di terzo livello, le strutture universitaria o le unità complesse di reumatologia, anche se di questo purtroppo non possiamo parlarne in ambito regionale perché unità complesse di reumatologia in Sicilia non esistono. Gli SPOC sono uno SPOC per ogni singola provincia, infatti sono 9 gli SPOC e uno per ogni provincia appunto, mentre gli HUB rappresentano i centri di eccellenza e sono stati raggruppati 3 per Palermo, 3 per Catania, 2 per Messina. Le patologie reumatologiche possono sicuramente essere gestite e seguite per la cronicità che hanno queste patologie in un contesto sicuramente di grosso impatto ambulatoriale più che di ricovero. Ecco perché bisogna capillarizzare di più l'assistenza, bisogna coinvolgere la medicina generale, fare della buona prevenzione perché le patologie reumatologiche prese in tempo possono sicuramente avere un blocco nella loro progressione e quindi ridurre l'invalidità a cui vanno incontro i pazienti. È un modello legato anche alla condivisione di una cartella clinica informatizzata in modo tale che il paziente possa essere seguito da un centro o dall'altro centro attraverso un unico sistema clinico. Ecco perché a questo punto questo grosso contenitore che la Regione Sicilia ha pensato bene di organizzare deve essere riempito di una serie di contenuti e i contenuti dipende da noi, classe medica, dipende dalle nostre ASP, dalle nostre strutture ospedaliere. Se c'è un rapporto di collaborazione, se c'è un rapporto di sinergia, se c'è un rapporto di condivisione, di assistenza, il paziente viene accompagnato nel suo percorso e viene in questo momento, vamos dire, aiutato in quello che può essere il suo bisogno assistenziale. È uno stimolo e anche un invito che faccio a tutti i colleghi reumatologi in modo tale da poter capire che se si riuscisse a ottenere una buona collaborazione ne va sia per la qualità dell'assistenza sia anche per quello che può essere l'organizzazione nostra del lavoro.